Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete visto dal titolo, vi farò vedere le 10 cose che hanno detto almeno una volta tutte le insegnanti di danza. Poi fatemi sapere qua nei commenti qual è tra queste cose che la vostra insegnante dice più spesso e quale invece non usa. E spero che vi piaccia, vi lascio al video. Ciao! Allora ragazze, ora facciamo gamba in mano, poi mettiamo il piede in flex e tiriamo la gamba alla seconda il più possibile, va bene? Dai, iniziamo, su su! Fa malissimo. Beh, ma fa male ma fa bene ovviamente. Beh, che sono quelle facce? Alla gente non importa niente che state soffrendo, pagano il biglietto e quindi vogliono vedervi sorridenti, anche se state morendo dentro. Buongiorno ragazze! Bene, che avete mangiato di buono oggi? Io solamente un'insalata scondite. Io ho mangiato un piatto di pasta, un hamburger con delle patatine fritte, un po' di focaccia per contorno, giusto così, una frutta, una fetta di cioccolato e il caffè. Ah, io ho anche fatto merenda con un Kinder Bueno. Entrambe molto male. Dovete assumere la giusta dose di carboidrati, zuccheri, proteine, fibre, ma senza esagerare, perché la nutrizione è una cosa importante. Guarda che era 1, 2, 3, 4 e la gamba al 5, sono strasicura. No, assolutamente no, era 1, 2, 3, 4 e 5 e la gamba era al E. 5, non al 5 e basta. Che cosa stai dicendo? Io sono assolutamente sicura di questa cosa. Ma cosa dici tu? Ma guarda te se mi devo far dire com'erano i passi da lei. Ancora che litigate? Ma basta, dovete essere un gruppo, dovete fare gruppo. Bene, la lezione è finita. Domani mi raccomando, vedetevi prima in saletta così ripassate i nuovi passi della coreografia che abbiamo aggiunto oggi e domani non dovrò rispiegarli da capo. A domani, ciao! Buongiorno ragazze, allora siete già calde? Buongiorno! Ma che è una maglietta viola quella? Lo sai che è un colore che non sopporto, il viola. A teatro non si mette mai. Ma veramente è blu. Ragazzi, alla sbarra vi dovete sentire come se ci fosse un filo appoggiato sulla vostra testa che vi tira su fino al soffitto e oltre. Che cos'era quella cosa? Non fare il budino, per favore. Devi tenere gli addominali, stringere i gluti, braccia forti e in generale stare dura. Mi raccomando. Dura, 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 che dura. Vi ricordo, ragazze, che quando fate l'arabesque non dovete buttarvi avanti come se voleste baciare il ballerino. Insomma, fatevi almeno un po' desiderare se proprio volete buttarvi avanti e continuare a farlo così. Niente, il video è finito, spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un pollice in su e condividetelo con tutte le vostre amiche di danza, ma anche con tutte le vostre maestre di danza. Seguitemi su tutti i social di cui vi lascio qua sotto il link nei commenti. Iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritte, ovviamente. Vi mando un bacione grandissimo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!